le fiamme, una fitta nube di fumo nero e ricordi di intere generazioni che riaffiorano alla mente. Erano da poco passate le 17:30 quando i vigili del fuoco hanno ricevuto le prime telefonate da automobilisti e residenti. Un incendio di vaste dimensioni stava iniziando a distruggere a Marotta di Mondolfo la discoteca La Folie, ex Miu Jadore, ancor prima nominata Miu Miu, Jiki e Jabi. Un locale che negli anni non ha mai cambiato la proprietà, facente capo dal 1976 alla fondatrice Jacqueline Donna. Ad intervenire tempestivamente ieri più squadre con circa 20 pompieri provenienti da Pesaro, Fano e Senigallia. Vigili che questa mattina, nonostante il maltempo, si sono recati sul posto per eseguire un sopralluogo. Per cercare ulteriori indizi, hanno anche richiesto le immagini che abbiamo trasmesso ieri in diretta sul canale 117 del Digitale Terrestre. Dalle prime ricostruzioni fatte assieme ai carabinieri di Marotta, comandati da Antonio Barrasso, al momento dell'incendio un operaio della società italo-albanese che gestisce il locale si trovava al suo interno. L'uomo stava svolgendo dei lavori di manutenzione quando ha visto le fiamme ed ha lanciato l'allarme. Il rogo è divampato in due zone opposte della discoteca e in momenti diversi, un particolare sul quale gli inquirenti stanno indagando. Ingenti i danni arrecati, seppur ancora da quantificare. A fuoco, due gazebi in legno, le pareti in cartongesso e gli arredi. Distrutta l'intera parte estiva della struttura, a salvarsi invece buona parte di quella invernale. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale intervenuti per regolare il traffico. Decine infatti le persone accorse per osservare le operazioni di spegnimento e scattare qualche fotografia per immortalare gli ultimi momenti di un pezzo di storia andato in fumo.